Una buona serata, bentrovati, appuntamento il bello di dirsele come tutte le sere circa intorno alle 19 arriva questo spazio che ci permette di visionare un po' tutto quello che succede nel nostro territorio e non solo perché il nostro occhio ovviamente va anche oltre la nostra provincia, oltre la nostra regione, la nostra nazione, abbiamo anche la possibilità di visionare un po' quello che succede nel mondo. Lo faremo questa sera con dei personaggi, delle persone che abbiamo contattato via Skype, ma ovviamente non voglio anticiparvi nulla, vi dico solamente che sarà una puntata ricca di testimonianze importanti e anche, diciamo così, che potrebbero sembrare poco attendibili o altrimenti per molti invece sono estremamente attendibili. Per cui, insomma, è una visione vostra che dovrete giudicare voi seguendo questa puntata. Noi ci dobbiamo fermare un attimo come nostro solito, perché? Perché abbiamo un piccolo break musicale e poi si riparte con il bello di dirsene. Irresistibilmente le colpisco al cuore, più nessuna si difende, il mio sguardo è fiero, sensuale com'è, le distrugge tutte, mi sento proprio me. Capelli al vento, tutte svengono ai miei piedi, benedetto specchio, sempre fisso stai lì, io mi guardo bene, oh mamma che fortuna. Il mio sguardo è fiero, sensuale com'è, le distrugge tutte, mi sento proprio re. Di dirlo. Irresistibile sei tu. Lo so. Tu sei nato bello. Irresistibile sei tu. Lo so. Eccola qua, ormai è una canzoncina che è orecchiabile, tutti quanti voi magari a casa la state canticchiando da un po' di tempo a questa parte, la presentiamo e la proponiamo anche con piacere. Questo Sono nato bello di Paolo Scarcella ed è proprio con Paolo che abbiamo questa diretta questa sera con lui. Ciao Paolo. Yes, ciao Luca, tutto a posto? Come andiamo? Tutto bene, grazie. Tu? Io direi tutto bene, qua tra poco ci chiudono in gabbia tutti quanti.
Esatto. Purtroppo abbiamo questo rischio. Allora, senti, noi con te invece abbiamo un discorso un pochettino più culturale, cioè guardiamo anche quello che è della nostra bella Italia, soprattutto fossilizzato sul fatto che tu hai scritto questo libro, Montefeltro, molto importante, molto bello. Abbiamo avuto anche dei nostri ascoltatori che hanno avuto il piacere di chiedere un po' informazioni di come poterlo acquistare e quant'altro, però noi il discorso dell'acquisto magari lo facciamo dopo. Adesso invece facciamo un approfondimento su un territorio importante che si chiama Pian di Melato, Meleto, giusto? Meleto, Pian di Meleto. In provincia di Pù, Pesaro Urbino. Urbino, esatto. Allora parlaci un po'. Pian di Meleto, dimmi. Parlaci un po' di questo Pian di Meleto. È un'antichissima cittadina del Montefeltro, nata nel 300 circa avanti Cristo, in un posto strategico sulle soglie del fiume Foglia, molto ricca di storia, ecco. Esatto. Ripeto. All'altezza di 300 metri circa sul livello del mare, insomma, ci sono 2000 abitanti, quindi è un paesino piccolino che è praticamente è pieno di storia del passato, dove tu hai confezionato un sacco di aneddoti. I primi discendenti risalgono al 1200, i conti Oliva di Piagnano. Due fratelli che si unirono e fecero Pian di Meleto. Tuttora il castello è ben così, il centro tutto ben conservato. Abbiamo delle foto della regia. Castello, dimmi. No, chiedevo in regia se avevamo delle foto giusto per ammirare un attimino anche gli scenari di questo paese. Una bellissima festa che si teneva prima del lockdown, non so se quest'anno la faranno. L'ultima domenica di luglio, questa è la capodire della bella chiesa di Pian di Meleto, originario dell'epoca. Sì. Questo è il pozzo dei desideri. Però io vorrei andare le foto del castello, se me le potete girare. Adesso le troviamo, Paolo. Intanto ammiriamo anche il pozzo dei desideri, questo qua è un torrione. Torione, esatto, ma poi del castello c'è una storia, eccolo qua, addirittura esiste una porta dove entravano all'epoca tutti i prigionieri, di lì non uscivano più, non so se si riesce a vedere. Quindi, come si diceva una volta, ti mettevano guarda dentro e buttavano via la chiave, giusto? Come? Come si diceva una volta, ti mettevano dentro e buttavano via la chiave in questo caso. Esatto, era proprio così lì. Castello risalente al 1400, ben conservato, dentro contiene anche un museo storico dell'epoca, eccolo, vede del museo contadino. Anche con gli attrezzi di un tempo, quindi questo cos'è? Qualcosa che serviva per tessere la lana? Sì. Il letto dove la levatrice fece nascere tutti i discendenti dei conti Oliva. Bello, questo bello. È bellissimo, ancora così tuttora, tutti i musei dell'epoca per arare la terra, dai, anche perché è una terra ricchissima che produce. Questo invece è il museo minerario, sì. È al piano di sopra del castello, bellissimo. Le vie del centro storico, come vedi, ben conservato. No, questo è un museo minerario, eccolo. Mm-hmm. Bellissimo. Quindi proprio Paolo, è proprio una cartolina vera e propria questo paesino, che ricordiamo si chiama Pian di Meleto, in provincia di Pesaro Urbino. Una location in un fazzoletto di terra, si convengono un sacco di ricordi, un sacco di storie, soprattutto anche questo è contenuto all'interno del libro che hai scritto tu, giusto? Esatto. Montefeltro, usi e costumi di una comunità, non so se si riesce a vedere. Sì, si vede. Montefeltro. Bene, Paolo, io ti ringrazio anche per questa sera. Tu hai portato un po' di notizie, un po' di cultura, che a noi piace molto anche questo versante del nostro programma, per differenziarlo dalle notizie sempre molto molte ruvide che abbiamo. Dimmi. In questi tempi che, come tu sai, fra Covid, politica, ce n'è di tutti i colori.
È vero, è vero. Bene, Paolo, io Basta mai, è vero? rimango a tua disposizione. Quando tu avrai piacere di ritornare insieme a noi, noi siamo pronti per un'altra lezione su Montefeltro, ok? Sempre la pagina Facebook Gli Anni d'Oro. Adesso potete anche scrivere perché è ricca di curiosità, aneddoti Esatto, a tutti i cari. esatto. Va bene, Paolo, grazie e buona serata. Grazie a voi, sempre presente. Ciao. Grazie, grazie. Allora, attenzione, vi volevamo anche ricordare il modo per potersi collegare con noi, sempre uguali, con la nostra pagina Facebook TVB Studio 85, WhatsApp 346 10 77 159, perché così potete interagire anche con noi. Noi siamo in diretta, quindi se non avete, diciamo così, la televisione, quindi sul canale digitale 85 di TVB Studio 85, potete comunque ricercarci anche in questi altri media di comunicazione. Allora, facciamo un punto della situazione Covid, perché si sta parlando cosa succederà, cosa non succederà. Ci sono tre regioni che sono a rischio, che sono appunto il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e la Calabria, dove diciamo, le situazioni diventeranno un po' più impegnative per gli abitanti di queste regioni. Per noi ancora, diciamo, è una situazione, perlomeno per quanto riguarda finora, la situazione è ancora abbastanza gestibile, con la chiusura dei centri commerciali del weekend, della domenica, e soprattutto ovviamente anche i negozi, che chiuderanno sicuramente un po' prima rispetto al solito. Ancora non c'è il lockdown completo, questo ci fa ben sperare che, insomma, possa ripartire piano piano tutto il discorso dell'economia, che, come sappiamo e come abbiamo già valutato, come abbiamo già parlato anche nel corso di questi giorni, è profondamente in crisi, in ginocchio, e lo dimostrano tutte le manifestazioni che si sono svolte nel corso di questo tempo, e a testimonianza del fatto che la gente non ce la fa più. La gente ha bisogno di lavorare per sopravvivere, per campare. Quindi è veramente un equilibrio molto sottile tra prevenzione e il diritto di sopravvivenza. Quindi attenzione, teniamo sempre in considerazione tutte e due le sfaccettature. Ora invece teniamo in considerazione, come avete già visto in precedenza, anche i numeri, che sono importanti. Ad esempio, in Italia sono 418.142 e 21.630 in più rispetto a ieri, quindi notevolmente maggiorato il numero dei positivi, che abbiamo visto anche il video di ieri del professore, che diceva che non sempre i positivi equivale a dire malati di Covid. Insomma, quindi cerchiamo di essere un pochettino più obiettivi anche nelle valutazioni, come anche te, tanto vero, l'abbiamo ripetuto anche in altre occasioni, che questi tamponi, cioè non è che tutti questi tamponi che fanno lo fa solamente uno una sola volta. Magari una persona in un mese può fare 5, 6, 7 tamponi. C'è gente che viaggia, ovviamente, che è obbligata a fare dei tamponi. Per cui, insomma, anche questa è una valutazione che bisogna farlo veramente in maniera un pochettino più morbida, senza esagerare con i numeri. Comunque noi ritorniamo alla nostra visione dei numeri, che sono 1.856 in più nella nostra regione rispetto al giorno precedente. Quindi sono numeri comunque impegnativi, numeri che fanno molto preoccupare, e lo fanno veramente in ogni modo, in ogni senso. Allora, ritorneremo poi sull'argomento Covid. Adesso invece, come spesso accade a noi qui al TVB Studio 85, arrivano delle segnalazioni, ovvero gente che magari lamenta delle situazioni che non funzionano, dei disservizi o comunque delle cose che lasciano un pochettino pensare. Ad esempio, ci sono arrivati un paio di persone che hanno dichiarato, ecco, diciamo così, dichiarato per il momento che in una struttura di Modena, esattamente la struttura 9 gennaio, che è una casa protetta per anziani, da il venerdì precedente al lunedì, che il venerdì precedente non c'era assolutamente nessun tipo di caso di positività di Covid, mentre il lunedì successivo era infestata di positivi del Covid, per cui, insomma, anche le strutture non sono state adeguate a, diciamo così, contenere tutte queste persone positive. E la cosa però preoccupante è che, come mai nel giro di 2 giorni, ovvero nel giro di weekend, si possono aver contatti così tanti positivi? La notizia fa un po' scalpore, nel senso che non è molto chiara la cosa. Allora, siccome noi vogliamo vederci chiaro in tutte le cose che facciamo, abbiamo interpellato Manuela Tonini, che è presidente del comitato regionale Libro Verde, con cui abbiamo già collaborato altre volte. Manuela, ci sei? Ci sono. Ciao, grazie di essere intervenuta. Allora, noi Grazie a voi. ci conosciamo già per Mauro Capo, per Mauro, che è una persona insieme a voi che sta facendo veramente molto rumors per farvi sentire per le problematiche di queste case Come protette. Libro Verde, sì, come Esatto. Comitato Libro Allora, Verde, sì. senti, tu tra l'altro hai riportato già questa notizia su un quotidiano locale.
No, e dunque questa mattina perché la notizia è arrivata sia al Comitato regionale Libro Verde, che anche tramite me al gruppo, cioè diciamo al laboratorio politico Modena Volta Pagina. Allora, come Modena Volta Pagina abbiamo già fatto un comunicato e se vuoi te lo posso Certo, leggere. devi farlo. Allora, RSA 9 gennaio, dopo il contagio di 13 anziani e 6 operatori, ve ne sono altri? Punto di domanda. Il Covid alla residenza 9 gennaio, cresce la preoccupazione fra i parenti degli anziani. Che succede alla residenza per anziani 9 gennaio? Già si sapeva di 13 anziani e 6 operatori contagiati, ma alcuni parenti di ospiti ci informano di essere certi che nella residenza il Covid si stia ulteriormente diffondendo. Speriamo che si tratti solo di esagerazioni dovute all'angosciante attesa, ma se così non fosse, significherebbe che tutte le opportune misure assunte dall'ASL, dalla cooperativa che gestisce, non sono riuscite a contenere il virus. L'unica certezza è che i parenti degli anziani sono ora in forte apprensione, non potendo contare su informazioni verificate se non le preoccupanti voci che hanno trapelato gli operatori che vi lavorano. La 9 gennaio, fra l'altro, è forse l'unica struttura cittadina presidiata da infermieri a tutte le ore del giorno, quindi H24. E vi risiedono stabilmente 58 anziani, oltre a 20 che frequentano il suo centro diurno. L'unica struttura che per anziani che abbia un nucleo Alzheimer. Sarebbe opportuno che il sindaco o la direzione della struttura informassero sulle relative situazioni sanitarie, così da dare certezza e speriamo tranquillizzare chi attende con crescente preoccupazione per la vita dei propri cari. Modena Volta Pagina. Questo è il comunicato che andrà sui giornali domani. Senti, Manuela, una domanda ti volevo fare, ma com'è possibile che, sempre che siano vere le cose che io credo di sì, com'è possibile che nel giro di 2 giorni possano esserci così tanti positivi all'interno di una struttura del genere? Quindi vuol dire che comunque la prevenzione anche all'interno è un po' latitante. Ma questa era anche la preoccupazione del signor Massimiliano Cadelò, che ha un padre di 82 anni affetto da Parkinson e che sta in struttura da un anno e mezzo circa, ha manifestato. Perché prima gli avevano detto che non c'erano problemi, poi improvvisamente sono subentrati questi problemi, fra l'altro dichiarati dal medico della struttura. Com'è possibile? E com'è possibile ce lo domandiamo anche noi. Non è stato verificato a sufficienza, o sono arrivati degli altri tamponi, l'esito di altri tamponi. Forse è così. Comunque quello che ci interessa sapere è la reale situazione, che abbiamo ora. Cosa sta Esatto, tra succedendo? l'altro noi abbiamo provato a metterci in contatto con questa struttura, ma ovviamente non è trapelato nulla, non sono tenuti a dirci niente, per cui insomma noi siamo No, appunto a perché non capo. essendo familiari, non avendo noi delle persone ricoverate lì dentro, chiaramente non abbiamo accesso a nessun tipo di informazione. Le informazioni che abbiamo le abbiamo sempre o da operatori o da familiari, però la struttura si chiudono un po' a riccio, è difficile avere delle Sì. Però informazioni direttamente da loro. noi piano Allora, piano possiamo avvicinarci cercando di capire cosa realmente sta accadendo in questa struttura, credo, no, Manuela? ma noi stiamo facendo il possibile anche con questo comunicato, stiamo chiedendo praticamente al sindaco, all'assessore, alla direzione della struttura di darci un'informazione precisa, certa, non solo perché è una preoccupazione dei familiari, ma è anche una preoccupazione di tutti quanti noi. La salute dei nostri anziani ci sta a cuore, quindi le domande che noi poniamo sono domande del tutto Certo, legittime. poi so che voi come comitato vi state prodigando già da molto tempo per cercare di risanare un ambiente che ormai è obsoleto sia come struttura e sia come inefficienza a livello proprio di servizi. Ma guarda, Luca, dunque il 90, come ho già detto in altri momenti, ma lo ripeto, il 90% delle strutture a Modena in provincia,
presentano dei grossi problemi, per il semplice motivo che non ci sono stanze singole. Adesso al 9 gennaio so che ci sono delle stanze singole e doppie con bagno, ma in molte altre strutture, purtroppo, come ho già detto ripetutamente, vado dicendo da anni, le strutture hanno stanze doppie, triple e quadruple, con un bagno anche ogni 12 ospiti. L'altra cosa di cui se ne parla poco è che la maggior parte delle strutture, tranne un paio, mi sembra, hanno i servizi in subappalto. Cosa significa? Significa che comunque i servizi di pulizia, i servizi di manutenzione, i servizi di cucina, sono tutti subappaltati, compreso anche quello della lavanderia. E non solo, ma le strutture che sono gestite dalle cooperative sociali, che hanno anche in carico l'assistenza domiciliare, portano gli indumenti da lavare all'interno delle lavanderie e delle strutture. Perfetto. Quindi diciamo che c'è un movimento notevole, Sì, se sì. proprio vogliamo contenere questo benedetto virus, la situazione è piuttosto Esatto. Manuela, difficile. io so che tu comunque col tuo comitato state organizzando per giovedì 5 di questo mese Sì, una sì. manifestazione importante. Ce ne vuoi parlare? Allora, il giovedì 5 a Bologna, in Piazza Nettuno, la manifestazione è organizzata dall'USB, sindacati di base, ai quali noi abbiamo aderito sia come Comitato Libro Verde che come Modena Volta Pagina. È una manifestazione che ha per titolo Il diritto alla cura e alla salute per tutti. Bene, perfetto. Quindi attenzione, importante essere presenti sul pezzo, come si suol dire, insomma, cerchiamo di aprire gli occhi, guardare quello che ci sta accadendo intorno. Io, Emanuela, ti ringrazio, ti auguro una buona serata e poi ci sentiremo Vorrei presto per le altre cose. poter aggiungere una cosa, se ho Prego. tempo, 2 secondi. Sì, prego. Vorrei poter aggiungere che adesso sono ritornati i vaccini, perché prima c'è stato un periodo in cui sono venuti a meno, erano finiti, e gli anziani comunque erano già stati vaccinati. Allora, io quello che mi raccomando è che un anziano vaccinato sia tenuto per un periodo di isolamento, perché per la formazione degli anticorpi servono almeno 15 giorni. Ho capito. Va bene, grazie di questa tua delucidazione. Manuela, ci sentiamo presto. Grazie e buona Ciao, serata. grazie Luca. Ciao a Grazie tutti, un bacione. a te. Ciao, grazie. Grazie. Intanto stanno arrivando messaggi, cosa ci fa piacere. Durante il corso di questa nostra diretta avremo anche modo, spazio e tempo di leggerli tutti o quasi. E fatto sta che ritorniamo sul Covid per ciò che concerne invece la disperazione di molti gestori di locali che si sono visti chiudere le attività e quindi praticamente disintegrato il guadagno al collasso completo, però qualcuno, come guardiamo questo video che stiamo appunto mandando in onda, qualcuno ha deciso di fare un po' Sebastian contrario, cioè fare un po' come coloro che fanno di testa loro e vanno contro quello che sono le regole che l'Italia ha imposto in questo momento per la chiusura dei locali alle 18. Abbiamo delle immagini che arrivano da Bologna, dove praticamente alcuni bar, alcune attività hanno deciso di tenere aperto e l'hanno fatto per diverso tempo, l'hanno fatto per diverso tempo e a un certo punto però ovviamente le forze dell'ordine sono arrivate, hanno imposto la chiusura forzata, tant'è vero che anche il sindaco ha dato una normativa importante che magari se riusciamo a farla vedere sul video. Queste sono le immagini di questi locali, sette portici proprio nel cuore di Bologna, dove molti gestori ovviamente hanno deciso per sopravvivenza di tenere aperto. Ragazzi, quando si ha a che fare con la fame, la priorità è quella, cioè non si pensa alle regole, non si pensa a quello che è giusto, quello che è sbagliato, si pensa alla sopravvivenza, si pensa a mangiare e a fare in modo che a fine della giornata possa arrivare a casa qualcosa. E questa è stata la presa di posizione, giusta o sbagliata, non spetta a noi dirlo, di alcuni, diciamo così, imprenditori della ristorazione di Bologna. Abbiamo anche un comunicato del sindaco che magari leggiamo insieme che dice: oggi ho firmato due ordinanze di chiusura anticipata per due locali che in questi giorni non hanno rispettato l'orario stop delle attività alle 18.
I due locali, il bistrò, vabbè, su queste, chiuderanno alle 15 fino al 30 novembre. È necessario essere severi, non in senso moralistico, ma di giustizia, con chi pensa di essere liberi sia fare quello che gli pare. Insomma, questo è stato molto secco. Poi, tra l'altro, abbiamo avuto anche modo di intervistarlo noi di TVB Studio 85, nel contesto della Fiera Nautica di Bologna, e lui, insomma, sostiene. Ovviamente che bisogna essere molto ordinati e poco, diciamo così, negligenti dall'allontanarsi, soprattutto dall'importanza della prevenzione per questo Covid. Insomma, queste sono immagini che abbiamo voluto farvi vedere. Allora, rimanete con noi perché adesso ci dobbiamo fermare un attimo, abbiamo un piccolo break pubblicitario. Poi successivamente si ritorna in diretta perché abbiamo veramente tanti video da farvi vedere da YouTube. E soprattutto anche, diciamo così, commentati da Elena Fini, che fa parte del No 5G Mo, e che, insomma, tra queste cose si parlerà del 5G, si parlerà in modo particolare ovviamente di questo Covid, si parlerà anche di Trump, perché comunque è stranamente legato per alcuni versi a alcune situazioni, insomma, lo scopriremo dopo. Rimanete lì. Ora che è tornata la libertà, possiamo rivederci da Arturo. Pizzeria Arturo vi accoglierà in tutta sicurezza e prevenzione. Voi state comodi al tavolo, che la pizza ve la serviamo noi, quella di Arturo. Dal 1979, Capponcelli Agenzia Pratiche Auto. È il tuo assistente per ogni pratica automobilistica, con il nuovo servizio di avviso scadenze per bollo, patente e molto altro. Vienici a trovare, siamo a San Matteo della Decima e a Sant'Agata Bolognese. Ora non hai più scuse per non realizzare una decarbonizzazione completa. Visita il sito www.motoripuliti.it per informazioni sul trattamento numero 1 per ripristinare il motore della tua auto come nuovo. Da oltre 30 anni Breakpoint offre un servizio di qualità e cortesia attraverso distributori automatici e ha selezionato le migliori miscele da bar per farvi gustare anche da casa e in ufficio un caffè di qualità superiore. EFEN SRL, il tuo partner per l'efficientamento energetico. Oltre 25 anni di esperienza nell'impiantistica al tuo servizio. EFEN è affidabilità, professionalità e disponibilità al 110%. GDR. Da più di 30 anni costruiamo e ristrutturiamo immobili con passione. Affidati a noi. Approfitta degli incentivi statali fino al 110%, chiedendo una consulenza gratuita. Chiama ora. 180 metri quadri di prodotti artigianali, freschi e surgelati nel mondo del senza glutine a tavola. La boutique del celiaco è nel circuito Cashback World e accetta buoni celiachia e Emilia-Romagna. Barini Marmi, specializzata in lavorazioni marmi e lapide funerarie. Pose in opera e montaggio presso tutti i cimiteri. Contatta la signora Alessandra per una consulenza gratuita. Ci trovi a Vignola e a Bazzano. Onda Elettrica si specializza nella progettazione, manutenzione e installazione di impianti elettrici industriali e civili ed installazione di impianti fotovoltaici per ottimizzare l'efficienza energetica della tua casa. Contattaci. Mai come ora, restare a casa è importante. Smettila! Mai come ora, prenderci cura dei nostri affetti è fondamentale. Cos'è che bufalosa? Oloyla nasce dall'armoniosa combinazione delle proprietà di due piante, sì? Il neem e l'iperico, adatto per tutti gli imprevisti della vita di ogni cosa giorno. Cosa stavi dicendo? Può essere utilizzato per il trattamento quotidiano cosa sta succedendo? Di tanti tipi di ferite e ustioni, nonché herpes, acne, ho io la soluzione, punture di insetti, emorroidi, piaghe da decubito e così via. Oloyla è per sua natura antibatterico e può essere utilizzato senza disinfettanti. Oloyla, multifunzionale per tutte le esigenze della tua famiglia. Questo puoi applicarlo da solo. A tutto c'è rimedio. Ora c'è un rimedio per tutto. Oloyla, assolutamente sì. Lo trovi in farmacia, in erboristeria, nei migliori centri estetici e sullo shop online. Dai, ci siamo di nuovo insieme, ancora in diretta su TVB Studio 85. Se è poco che vi siete messi in contatto con noi, questo è il bello di dirselo. Abbiamo appena pianificato un discorso importante sulle case protette, quello che sta succedendo, andremo sicuramente poi ad amplificarlo maggiormente nel corso di questi giorni. Non molliamo assolutamente, stiamo sempre sul pezzo come è nostra abitudine fare. Adesso invece ci colleghiamo con Elena Fini del No 5G, No Mo 5G.
che dovrebbe già essere in linea. Ci sei, Elena? Io ci sono. Perfetto. Mi ciao. Sentite? Ti sentiamo bene. Allora, sei in fermento un po' in questi giorni, perché insomma ci sono tante cose che si stanno amplificando, che stanno sviluppando, e soprattutto quello che accadrà in America, pensi che possa condizionare un po' anche l'Europa? Ah, sicuramente. Sicuramente, cioè, cambierà proprio la storia, nel senso... Allora, intanto guardiamo... Noi siamo sicurissimi, convintissimi che vinca Trump, e nel suo progetto c'è allora proprio di scaravoltare il nuovo ordine mondiale. Ok, quindi... allora, guardiamo prima il video che abbiamo preparato di Trump per ciò che concerne questa sfida all'ultimo voto, che si pensa che ancora è tutto in balia, non si sa se possa vincere Trump o meno ancora, Elena, ancora tutto è confuso. Noi ne siamo sicuri, perché se no prevale il male e siamo destinati all'estinzione. Guardiamoci il filmato, onde evitare l'estinzione. A due settimane dalle elezioni presidenziali e a due giorni dall'ultimo faccia a faccia tra Donald Trump e Joe Biden, il tycoon ne ha per tutti. Dopo aver insultato dandogli dell'idiota lo scienziato Anthony Fauci e tutti quelli come lui che insistono sulla pericolosità del coronavirus, il presidente in carica attacca Kristen Welker, la giornalista della NBC che giovedì modererà il secondo duello TV. È terribile, faziosa, schierata con i Dem e Biden, afferma Trump in un'intervista alla TV amica Fox News. Al tycoon non va giù che la commissione dei dibattiti presidenziali, dopo il caos del primo faccia a faccia, abbia deciso di cambiare le regole. E cioè, microfono silenziato se si interrompe l'altro e fuori la politica estera dalla lista degli argomenti. Non solo. Trump deve incassare anche uno schiaffo della Corte Suprema, che ha deciso che in Pennsylvania, uno degli stati in bilico, i voti per posta saranno contati se saranno ricevuti entro tre giorni dall'Election Day, anche se privi di un timbro postale eleggibile. L'inquilino della Casa Bianca è nervoso. Poco fa, con una mossa senza precedenti, ha sollecitato il ministro della giustizia, William Barr, a indagare per corruzione la famiglia di Joe Biden prima delle elezioni. Eccoci qua, insomma, quindi secondo te Trump l'avrà vinta, dici, Elena? Mi vedete? Io non mi vedo. Ah, ok. Vediamo con la bandierina americana. L'importante è che mi sentite? Ti sentiamo bene, Elena, sì. Allora, secondo te Trump vincerà queste elezioni anche quest'anno, anche questo giro? Sì, cioè ti dico, io in questi mesi, lo sai, in questi sei mesi ho fatto una lotta della Madonna per tutte le questioni, per i diritti della Costituzione violati dal governo, già con il primo lockdown, nonostante, capito, fossimo cascati tutti nel discorso del contagi, dei morti, insomma, la prima volta ci hanno veramente, ci siamo cascati, insomma. Ma dimmi una cosa, nonostante ma come Biden non ti piace? Tutte queste restrizioni, siamo rimasti al gioco. La seconda volta però non ci fregano più, anche perché abbiamo capito che il piano è molto più grande. Senti, ma perché il coronavirus è solo un mezzo. Ma perché non ti piace Biden? Cosa c'ha che non va questo politico? Sai che ti sento malissimo, scusate. Ma ho chiesto come mai tu sostieni Trump e non Biden, fa parte di questa casta, di questa elite di pedosatanisti che come tutti i Dem, che sono sia pedofili sia satanici, lavorano con le tenebre e hanno in mano un po' tutti i governi del mondo e si servono appunto di questa emergenza per instaurare il nuovo ordine mondiale. Noi abbiamo capito un pochino tutto questo complotto, perché chi fa i complotti sono costoro e Biden è proprio soltanto, diciamo, il cavallo di Troia per finire questo progetto che hanno già iniziato da anni, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Bill Gates, diciamo, soprattutto Big Pharma, Bill Gates, tutte queste organizzazioni multinazionali importanti avevano già fatto, diciamo, la cura, avevano già predisposto tutto quanto per metterci in catene. Ok, quindi secondo te, Elena, mi senti? Era da finire, Elena, entro il 2021. Elena, mi senti? Quindi secondo te c'è proprio un progetto a monte di tutta questa situazione qua? Per cui, insomma, col fatto che possa vincere Trump, ritornerebbe, diciamo, vincerebbe il bene, ecco, per intenderci.
Sì, questa secondo me è una guerra spirituale, più che essere, cioè una guerra tra il bene e il male, secondo me siamo proprio nell'apocalisse. Il problema è che se anche vince Trump, questo drago dalle sette teste e dal 10 corna, sarà difficile che si lasci abbattere così, insomma. Ok, allora, noi una cosa... Noi ci speriamo che cambi tutto, ci speriamo che questi satanici vadano anche a Guantanamo e esatto. Che in Europa... Quindi praticamente tu sei sulla stessa... Sei sulla galera stesso... tanti nostri governanti, Elena. però non la lasceranno passare così liscia, insomma. Ok, allora tu sei sulla stessa corrente di pensiero di padre David, per cui insomma ci sono questi satanisti, c'è questo complotto. Sì, io ti ho passato tutte le foto e i video anche con padre David, ci siamo visti domenica scorsa, e non so perché non stanno passando tutte le foto e i video che vi ho mandato, però mi sono iscritta anche a Noi con Trump, c'era anche lui, l'ho invitato. Perfetto. E oltre ad esserci conosciuti siamo proprio in linea sullo stesso pensiero. Esatto, e dato che vi abbiamo fatto, Elena, dato che vi abbiamo fatto conoscere noi, siamo molto preoccupati perché abbiamo creato un mostro. Sì, vi siete veramente fatti. Allora, no, fin di bene, tutte le nostre battaglie, le nostre lotte, non solo sulle piazze, okay. Sono tutte a fin di bene. Perfetto, allora guardiamoci insieme invece quello che è successo a Napoli. I poliziotti, un video sì, fa capire tante cose. Vi ho mandato foto e video dei miei amici che sono andati presenti. Carabinieri, i poliziotti, insomma, le forze dell'ordine si sono tolti praticamente la divisa e si sono uniti alla protesta del popolo. Ma più che altro quello che ti avevo mandato dei miei amici presenti, perché questo qua era un po' su Facebook, ma quello che ti avevo mandato io era sul discorso che dell'organizzazione di Francesco Amodeo. E il funerale della campagna dove praticamente sfilavano proprio i carri funebri e le bare e c'era questa affissione qua, di mortorio per dire ecco. Che comunque hanno affossato, sono riusciti a ammazzare anche l'economia. Comunque, e in buona sostanza, cioè, sono il popolo, fame. Quello che vuoi far capire tu da queste immagini è che comunque le forze dell'ordine sono col popolo, per cui insomma è quasi come gettare, diciamo così, una volta si diceva gettare il guanto per sfida allo Stato e si sono uniti al popolo per sfidare lo Stato stesso perché le cose non vanno bene nemmeno per loro. È questo che vuoi far intendere? Beh, diciamo che... Dovrebbe essere così, cioè le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia hanno giurato sulla Costituzione, quindi essendo che è il governo che adesso viola la Costituzione, sta perpetrando questa dittatura in cui viola tutti i diritti, come noi avevamo già dimostrato già dopo il primo lockdown. In maggio avevo fatto la locandina che ho distribuito tra l'altro anche sabato scorso a Rimini, insomma. La sto distribuendo ovunque perché ancora tutto nella stessa situazione, se non che adesso non è giustificabile, cioè adesso il popolo ha capito che questi diktat, queste violazioni non sono più giustificate assolutamente da nessuna emergenza sanitaria, perché la gente si è svegliata, è andata nei pronti soccorsi, è andata negli ospedali, ha visto che non c'è nessun tipo di emergenza, anzi sono tutti deserti, tra l'altro c'è invece chi muore di tumore, chi muore di altre patologie perché non viene assolutamente considerato, addirittura sono chiusi i pronti soccorsi. Esatto, poi tra l'altro... Io sono andata con mio figlio, ho aspettato 6 ore che poteva avere un pneumotorace perché comunque loro dovevano fare i tamponi agli asintomatici, non c'era nessuno che tossiva per 6 ore e un'infermiera a fine turno è uscita dicendo con i suoi colleghi, adesso poi me la spiegate perché il primo pacco di tamponi era tutto positivo, il secondo pacco di tamponi era tutto negativo. Hai capito? Per dirti che adesso la gente ha capito che allora, sono tutte delle strozzate. Parliamo allora, Elena, adesso invece parliamo di speculazioni. Tra l'altro c'è anche il sindaco di Castellammare che dice basta speculazioni sull'ospedale San Leonardo, non c'è più tempo da perdere. Ma io prima di entrare dentro a questo discorso vorrei far vedere un video dei colleghi di BioBlu che dà un ragguaglio molto indicativo su quello che accade negli ospedali.
Adesso parliamo del grande business che si cela dietro gli ospedali Covid. Per ogni ricoverato all'interno della struttura ospedaliera, la struttura riceve 2.000 euro al giorno. 2.000 euro al giorno. E a spiegarlo non è una persona fuori dal sistema, dalle istituzioni, ma l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Intanto poi i reali numeri delle terapie intensive rimangono dubbi, rimangono misteriosi, perché neanche, pensate, i primari possono comunicare quanti posti liberi ci sono in quelle terapie. Ci racconta tutto Emanuele Canta. Un ospedale con 100 malati di Covid in reparto riceve dalla propria regione 200.000 euro al giorno. Lo rivela Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, un uomo che il sistema lo conosce bene. Nascono così tanti dubbi e sorgono mille domande sulla gestione di tutta questa emergenza, sul colossale business, sui conflitti di interesse. Come si può pensare che spontaneamente i vari ospedali si privino di malati di Covid per mandarli altrove? Si chiede ancora a Bertolaso. Insomma, detta così può sembrare fin troppo cinico, ma i malati Covid rappresentano una vera e propria risorsa economica per gli ospedali e un importante esborso per lo Stato che tramite le regioni eroga ai nosocomi ben 2.000 euro al giorno per ogni paziente ricoverato. L'ex capo della Protezione Civile critica anche le misure introdotte da questo governo che, dice, sforna DPCM sempre più restrittivi, un segnale di resa, imponendo chiusure progressive con pesantissime conseguenze sull'economia. E poi, continua Bertolaso, mancano le contromisure propositive. Dov'è la soluzione se mi chiudi dentro casa ma poi mi costringi a 10 ore di fila per fare un tampone? Intanto si cerca di fare chiarezza sui dati che arrivano dalle terapie intensive, che secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbero sature al 14% media nazionale, con punte che non superano il 22% come accade in Campania. Non è però facile conoscere la reale situazione interna agli ospedali. I dati vengono forniti solo dalla direzione sanitaria. Abbiamo chiesto al professore Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive presso l'ospedale di Novara, ospite di BioBlu, quali fossero le condizioni della terapia intensiva. Ci ha risposto così. Beh, la situazione a Novara, lei mi fa una domanda alla quale io non posso rispondere, perché esiste un disposto regionale che io posso parlare, discutere di Covid di tutto e di più dal punto di vista scientifico e divulgativo, ma per parlare di dati relativi all'ospedale dove lavoro la competenza è della direzione sanitaria. È stato molto chiaro Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive presso l'ospedale di Novara, intervistato su BioBlu. Lui non è nelle condizioni, non può fornire nemmeno i dati relativi ai suoi reparti. E dunque vogliamo fare un appello noi di BioBlu. Chiunque di voi volesse raccontarci invece la reale situazione che c'è in questi ospedali italiani all'epoca del Covid-19, può farlo, ovviamente anche in forma anonima, scrivendo all'indirizzo redazione@bioblu.com. Ovviamente il nostro appello si riferisce a medici, infermieri, operatori, insomma, del settore che conoscono davvero la reale situazione all'interno delle strutture ospedaliere italiane oggigiorno. Eccola qua, insomma, BioBlu, un'altra di quelle voci libere, quelle poche voci libere che ci sono via internet, noi molto spesso prendiamo spunto. Allora, hai ascoltato Elena, quindi 2.000 euro a persona, l'ha portata Bertolaso, questa notizia, che è una persona autorevole che abbiamo conosciuto già nel tempo per ciò che concerne il suo impegno anche a livello politico. Beh, autorevole, insomma, non è assolutamente un mio idolo, però le verità spesso saltano fuori proprio da loro, perché cioè, si tradiscono con le loro stesse parole. Cioè, già il capo della Protezione Civile che c'è adesso aveva detto questa cosa all'inizio, cioè che incasellavano come Covid tutti i morti dell'anno, anche se non lo erano, e in più avevano vietato le autopsie, cioè lo dicevano loro tranquillamente, capito? Certo. E quindi il fatto che adesso salti fuori ufficialmente quello che noi non ufficialmente già comunque sapevamo, però non possono mica licenziarli tutti i medici, gli infermieri che sanno queste cose o che le dicono. Esatto. Che poi tra l'altro non danno nessun tipo di dato, perché non sono autorizzati a dare nessun tipo di numero.
Questo è preoccupante pure, no? No, diciamo che è un terno all'otto, che dicono questi numeri che non sono assolutamente, non si sa da dove li prendono, e in più lo sappiamo benissimo che le positività, oltre a essere false, non si sa a quale coronavirus sei positivo, perché ce ne abbiamo 7 nel corpo, in più ci sono 3 fasi e ci sono 3 diciamo stadi, e per essere infettivi bisogna esserli a tutti e 3, positivi a tutti e 3, mentre loro ti considerano positivo e da mandare in isolamento anche solo per uno. Cioè, quante classi adesso le chiudono purtroppo di scuola? Cioè, già comunque quelli delle superiori fanno lezioni online e sono tutti a casa, quindi abbiamo pagato anche quest'anno la corriera per niente, non socializzano, non fanno più sport, eccetera. In più anche quelli delle elementari e delle medie adesso devono portare la mascherina tutto il tempo, e se ce n'è uno positivo sta a casa tutta la classe. Cioè, ma veramente allucinante, questi poveri bambini che tra l'altro non infettano nessuno, non hanno nessun sintomo, c'è meno influenza quest'anno che tutti gli altri anni, ci sono meno morti quest'anno che tutti gli altri anni. Allora Elena, intanto è sorprendente anche il fatto che ti abbiamo visto prima in una foto ritratto con una bandiera americana, adesso invece abbiamo proprio visto il video, per cui non capiamo se tu prima eri la foto, adesso sei il video, perché è identica, quindi lo solo che la foto l'abbiamo ricevuta qualche giorno prima. No, la foto te l'ho mandata qualche ora fa, insieme a tutti i video di Napoli, di Bologna e di BioBlu. Okay. Qui allora, ci sono gli articoli violati che sono già analizzati da maggio. Ok, già a maggio stavamo violando la Costituzione, quella che appunto dovrebbero su cui dovrebbero aver giurato non solo i carabinieri, i poliziotti, ma soprattutto chi ci governa, che non la rispetta minimamente. Allora, tra le altre cose, tu questa sera ci hai mandato un video di un certo Mauro Biglino, che se c'è qualcuno magari che non lo conosce, spieghiamo che lui ha lavorato per tantissimi anni per l'edizione San Paolo, perché è un conoscitore approfondito della Bibbia, dopodiché si è sganciato, ha iniziato ad avere le sue teorie, insomma è uno storico, è uno che conosce la materia e che dice delle cose fuori dal coro, per cui tu ti prendi la responsabilità di mandare in onda questo video che andremo a vedere. Sì, io vi ho dato alcuni minuti dove lui riporta Viganò e le lettere che ha scritto Viganò. In più era da vari anni che Viganò non compariva in pubblico e ha registrato un filmato di un'ora. Sì. E noi ovviamente faremo vedere uno spezzone, però insomma guardiamolo insieme, aprite le orecchie e guardate. Lui lo riassume, sì. Vediamo i capi delle nazioni e i leader religiosi assecondare questo suicidio in sostanza della cultura occidentale, mentre ai cittadini sono negati i diritti fondamentali in nome di un'emergenza sanitaria che sempre più si rivela come strumentale alla instaurazione di una disumana tirannide senza volto. Un piano globale denominato Great Reset è in via di realizzazione. Ne è artefice un'elite che vuole sottomettere l'umanità intera, imponendo misure coercitive con cui limitare drasticamente le libertà delle persone e dei popoli. Vi dico subito che Great Reset non è un termine inventato dal redattore di questa lettera, ma si trova già in un documento pubblicato dall'ONU nel 2015, dove è contenuta un'analisi della situazione della popolazione mondiale e una serie di proposte. Non a caso quel documento è conosciuto come Agenda 2030, e tra l'altro appunto siamo proprio nel 20, quindi in realtà diciamo che le date corrisponderebbero. Scopo del Great Reset è l'imposizione di una dittatura sanitaria finalizzata all'imposizione di misure liberticide, nascoste dietro alle tante promesse di assicurare un reddito universale e di cancellare il debito dei singoli. Prezzo di queste concessioni del Fondo Monetario Internazionale, altra istituzione che ha usato il termine Great Reset, allora prezzo di queste concessioni dovrebbe essere la rinuncia alla proprietà privata e l'adesione ad un programma di vaccinazione Covid-19 e Covid-21
promosso da Bill Gates con la collaborazione dei principali gruppi farmaceutici. Al di là degli enormi interessi economici che muovono i promotori del Great Reset, l'imposizione della vaccinazione si accompagnerà all'obbligo di un passaporto sanitario e di un ID digitale con il conseguente tracciamento dei contatti di tutta la popolazione mondiale. Chi non accetterà di sottoporsi a queste misure verrà confinato in campi di detenzione o agli arresti domiciliari e gli verranno confiscati tutti i beni. Questa crisi attuale serve per rendere irreversibile nelle intenzioni dei suoi artefici il ricorso degli stati al Great Reset, dando il colpo di grazia ad un mondo di cui si vuole cancellare completamente l'esistenza e lo stesso ricordo. Bene, bene, ritorniamo in diretta. Ritorniamo in diretta, molto interessante questo passaggio di Mauro Biglino. Quindi tu ovviamente sei pienamente d'accordo, immagino, Elena, su quello che dice Mauro. Certo, perché lui riportava praticamente le parole di Monsignor Viganò, che era stato già, diciamo, promosso perché era scomodo, quindi era stato praticamente come allontanato perché aveva tirato fuori un po' di beghe del Vaticano, dello York, di questo e di quell'altro, e adesso è schierato fortemente dalla parte della luce, della verità, e contro il pedosatanismo, contro quella parte di chiesa malata dove purtroppo ci sono in mezzo anche il Papa e un po' la gerarchia, quindi le persone libere, i cristiani veri che io conosco, ti fermo perché lo sai mi che sono poi, confrontata, vai oltre, si vai troppo oltre, devi fermarti, fermati un attimo. Allora senti qua, intanto, però è così, capito, cioè quello allora, che dicevi di lui è vero. Ricordiamo il tuo prossimo impegno, perché sei un attivista senza fine, quindi le prossime manifestazioni, cosa state organizzando voi del io gruppo? Non sono un opinionista, tu sai che io sono una persona pragmatica, molto pratica, che nonostante faccio altri mestieri e mi dedicavo ad altre passioni, associazionismo, robe varie, e adesso sto dedicando anima e corpo molto tempo per fare delle battaglie, esatto, civili. E infatti ho detto che sei esposto in procura attivista. Di qua, Elena, ho detto che, Elena, ho detto che sei, Elena, ti ho detto che sei attivista, non opinionista. Sei attivista, per cui adesso spiegaci la tua prossima manifestazione, il prossimo impegno, dove sarete questa settimana, questo weekend. Allora, venerdì, ti ho mandato anche la locandina, saremo a Modena, come lunedì scorso, e come spesso, diciamo, adesso si sono un po' svegliati anche i modenesi, che era un baluardo veramente difficile da conquistare, Modena, perché qui siamo tutti succubi, diciamo, ai vari sindaci o a Bonaccini, c'è tutta questa omertà, bisogna pensarla tutti uguali, e quindi per fortuna abbiamo un po' smosso le acque. Io ti dico, secondo me siamo alla resa dei conti, secondo me adesso c'è questa valanga della gente che si è svegliata, della gente che si è alzata il culo, è andata a vedere coi suoi occhi che non ci sono terapie intensive piene, è andata a vedere coi suoi occhi che tolgono dalla circolazione le medicine a costo zero perché vogliono a tutti i costi avere i ricoveri a 2.000 euro, ha visto, ha toccato con mano che ci vogliono mettere in mutande da un punto di vista anche economico, oltre che culturale, oltre che istruzione, oltre che ci hanno tolto tutti i diritti possibili, la libertà, fermare, eccetera. Ci dobbiamo fermare, ho il tempo molto tiranno come solitamente. Scusa. Io ti ringrazio del tuo intervento, poi avremo modo anche nel corso delle prossime settimane di fare un'altra bella chiacchierata. Ti ringrazio, ti auguro buona serata, quindi un saluto alla nostra la luce Fini. Vediamo la luce, noi vediamo la luce. Va bene, ciao, grazie, gentilissima. Ciao, ciao. Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, spero di fare in tempo a leggere, anche perché abbiamo un altro video da farvi vedere, ed è un video importante, dice perché? Perché proviene da un sindaco, che è il sindaco di Pontivrea, in Liguria, che ha dato questa testimonianza. Sentite un po'. Cari amici, voglio pararvi due secondi del concetto della libertà personale, perché ormai vedo una confusione terrificante. Ieri, grazie al coraggio del sindaco di Pontivrea, abbiamo emesso un'ordinanza a livello comunale che va contro, radicalmente contro, i DPCM illeciti del governo Conte,
Perché l'abbiamo potuti disapplicare a nostro avviso? Li abbiamo disapplicati perché semplicemente i DPCM violano molteplici norme della Costituzione. Ovviamente hanno cancellato il diritto al lavoro, e questa è una violazione evidente degli articoli 1 e 4, e sono altresì intervenuti per comprimere la libertà personale, che l'articolo 13 disciplina come inviolabile. Io mi stupisco dei colleghi che sostengono che per motivi sanitari si possa incidere sulla libertà personale. Ma dove avete preso la laurea? L'avete presa, non so, con i punti della candeggina? Perché è surreale sentire dire discorsi di questo tipo. La libertà personale non può essere toccata se non per ordine dell'autorità giudiziaria. Non è neanche questione di riserva di legge assoluta o meno, come per quanto riguarda la libertà di circolazione, che è cosa diversa. La libertà personale è intangibile, si muore per la libertà personale, non è che per paura di morire si rinuncia alla libertà personale. Una democrazia, neanche con la peste bubonica là fuori, poteva limitare la libertà personale. Poteva dirci di stare chiusi in casa, poteva dirci che non dobbiamo lavorare, poteva dirci che dobbiamo cancellare amicizie, contatti, che non dobbiamo socializzare, che dobbiamo metterci il bavaglio a naso e bocca. Non si poteva fare nulla di tutto questo. È stato fatto, i DPCM andrebbero disapplicati non solo dai sindaci coraggiosi come Camiciottoli, che speriamo sia l'esempio di tanti altri sindaci e amministratori locali che possono opporsi a questi provvedimenti, ma andrebbero disapplicati addirittura dalle forze dell'ordine, che dovrebbero casomai comunicare notizia di reato in riferimento al governo che ha usurpato il potere politico, perché si sta dando una facoltà, una prerogativa da solo che non poteva in nessun modo avere. Sta chiaramente, e ha già fatto, messo praticamente in galera le persone, quindi senza nessun tipo di garanzia, si tratta di sequestro di persona o comunque di abusi d'ufficio evidenti, e quindi questi provvedimenti andrebbero disapplicati, non applicati, disapplicati. E ripeto, disapplicati in ogni caso, anche con la peste bubonica, figuriamoci se parliamo di una malattia che fortunatamente, nonostante una sanità da terzo mondo demolita da tagli criminali, ha una mortalità dello 0, qualcosa. Questo è il quadro di fondo. Ultimo inciso, per spiegarlo nuovamente, la libertà personale articolo 13, la libertà di circolazione articolo 16. La libertà di circolazione con riserva di legge assoluta, cioè decreto legge o intervento poi del Parlamento, cioè oppure in caso di decreto legge certamente intervento di conversione del Parlamento, può essere limitata la libertà di circolazione, ma soltanto in riferimento a precise aree geografiche limitatissime. Posso dirti di non andare in un'area, in una zona. Non ti posso chiudere i domiciliari. I domiciliari sono lockdown completo e i domiciliari a quel punto sono sempre illegittimi. In ogni caso, sarà illegittimo anche il prossimo provvedimento di coprifuoco che dobbiamo non solo violare. Bene, 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 bene. Siamo un po' lunghi questa sera con questo video del sindaco di Pontivrea in Liguria. Siamo giunti al termine. Io vi volevo ringraziare tutti i messaggi che sono arrivati. Purtroppo questa sera con Lena è sempre così, non si riesce ad arrivare in tempo perché ovviamente è un piacere parlare, però si dilunga un pochettino. Ma ci fa piacere perché le cose che dice vedo che sono molto ascoltate tramite messaggi che sono arrivati. Quindi io prima di salutare volevo ringraziare anche Emanuele che è la sua prima diretta, sei stato bravissimo Emanuele, veramente in gamba. Se facciamo un in bocca al lupo anche ad Ale che è ammalato questa sera ma ritornerà presto. E che altro dire, rimanete con la programmazione di TVB Studio 85 e noi ci rivediamo domani sempre dalle 19. Ciao a tutti.